Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo episodio di Pokémon Rosso Fuoco Distorto. Ci eravamo fermati qui, in mezzo al nulla del nulla del nulla, e qui c'è un tizio che aspetta noi che gli parliamo. Sono colui che presenta la palestra degli allenatori. Questa è la palestra di Red, la sua palestra è la sua stessa casa. Interessante. Red possiede Pokémon di livello 30 di tipo elettro. Stai attento a non perdere. Ok, tanto ho salvato adesso. Vabbè, proviamo. Ebbene, mi ritrovo davanti a me stesso. Ah, è vero, siamo me stesso. Siamo quasi uguali, stesso DNA, stesso sangue, stessi ricordi, stessa emozione. Solo che ci sono due piccole differenze tra noi due. Vengo da un universo diverso dal tuo e tu viceversa. E io sono fedele al NES e tu no. Ah, quindi direi di combattere. Ricorda che chi perde viene eliminato da questo universo, poiché solo una persona può vivere in questo mondo. Combatti, miscredente. Ok, e gli manca una gamba, vabbè. Non so se manca anche a me, Raichu di livello 39. Ok, questo farà male. Adesso mi fa un tuono. Scommetto. Vai. Quasi, ma farà male lo stesso. Giustamente. Attacco sale, difesa sale. Raichu esausto, come ho fatto? Non lo so. Magneton. Oh cavolo, Magneton, come cavolo faccio ora? No! Non fare brutto colpo! Grazie, dai morso! E anche Magneton è andato a fare in colpo. E vabbè, ma allora hai la mamma puttana, veramente, dai. Guardate che casino, non ci sono riuscito. Ah, ce l'ho fatta. Primo colpo, però, tipo 50 revitalizzanti. Sono finito. Ah, sono finito. Ah, è vero, sei morto tu. Ebbene, mi ritrovo davanti a me se. No, no, no. 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 Ah, sì, dovevi riparare lì per forza, ma c'è un centro Pokémon qua in giro. Che ho i Pokémon che, non lo so, stanno dissanguando, morendo. È morto, lo sapevo. Ah, riceve Eevee. Ho trovato Eevee, giusto. Adesso devo andare di qua. Spero. Punto esclamativo, punto interrogativo. Silenzio. Ah no, proprio è una zona vuota. La pelliccia è estremamente pesata, dura e folta, ha un aspetto particolarmente elegante. Beh, la sua lingua è lunga al doppio del corpo. Però, la uso come un braccio per afferrare cibo e attaccare. Diversi esseri gassosi, non si possono evolvere. Mi sa che dovevo andare al teletrasporto, se non sbaglio. C'è questo qui. Di qua, mi sembra. Perché non posso andare? Il teletrasporto è per. O di qua almeno. Ah, di qua non c'ero andato. Corriamo alla velocità della luce. E arriviamo esattamente all'altra parte. Questo qua chi è? Bill mi ha detto che saresti venuto. Spero rimarrà integro durante il viaggio perché ti manca poco ad arrivare in Transilvania. Transilvania. I Pokémon li ho già curati. Percorso. Senza se e senza ma. Qui c'è una roccia. Questo qua mi ispira. No, non mi ispira più. Ah, sono tutti pezzi di roccia. Ma qua chi ci stava? Impazzendo prima del dolore non riesce ad evolversi. Beh, ma che schifo, ma tutti. Sulla pelliccia azzurra ha una pelle spessa e dura. Non può evolversi per via delle ferite. Ma niente, nessuno che può evolvere. Adesso è invisibile perché si mimetizza con il terreno. Il contatto può causare un terribile avvelenamento. Non si vede nemmeno, quindi. Antigelo, piuttosto utile in questa situazione. Ah, qua c'è qualcosa. Diario. Ice Girl. E chi è? Durante la spedizione la neve caduta siamo rimasti come topi intrappolati qui. Le ragazze del gelo hanno perso la ragione e si stanno uccidendo tra loro. Ho capito. Mi sto allontanando da loro, speriamo di uscire da qui. Attacca con le acquole sul dorso e gli artigli affilati per poi fuggire rapidamente. Un giorno accade che un bambino dotato di poteri sensoriali si trasformasse in un cadavere. Parla usando un linguaggio simile a quello umano, sono in corso di studi per riuscire a interpretarlo. Ah, un altro diario, cosa si dice? Invece questo qua, diario avventuriero Ryuk. Ma Ryuk quello della Death Note? O qualcos'altro? Okay, allora, sarà molto arduo arrivare nella dimora di Nosferatu. Ma se continuerò di questo passo, in una settimana arriverò in Transilvania. Aspetta. Oh, Transilvania, tenera terra oscura e musa degli esploratori. Ci è arrivato alla fine? Ok, questo qua che diavolo. Che diavolo è questa cosa? Vediamo. La ragazza è congelata e si muove. Fortuna che ho salvato. Buio, non c'è nulla. Ah, è un po' che. Sì, ma un mezzo lupo mannaro, solo a me sembra. Vabbè, non sarà poi tanto difficile. Visto? È passato un colpo. Un altro colpo. Due
colpi? Niente, ho finito soldi. È ritornato ad essere immobile. Sto Pokémon è lo spirito di un pugile professionista. I suoi pugni sono più rapidi di un treno super veloce. Si diletta di mordere la gente e si dice che sia in grado di creare pareti d'aria servendosi della mimica. Molto interessante, forse lo userò. Ah, uscita finale. Uscita finale, Transilvania. E torre di Moria. Non, dimora. Dimora, non sperato. Dimora. Punto. Torre Pokémon confirmed. Vediamo un po' chi c'è qua sopra. Dimora. E basta. Mi raccomando, salvare sempre. Non sperare, spero che non sia l'ultimo piano. Spero che tutti i piani siano vuoti. Perché non ho certo voglia di farmi 30.000. Qua già vicolo cieco. Ah, mi sembra vuota fino adesso. Per fortuna, non avevo voglia di... impedito. Wow, è un po' troppo facile fino adesso. Dice addirittura un cerchio. Cos'è? Non funziona. Perché? O forse perché li ho tutti al massimo. Ma no, ma ho qualche dubbio. Guardate. Ok, io direi di salvare di nuovo per evitare trollate. E adesso qua avanti ci sarà, eccolo qua, uno sferato il vampiro. Pochi avventurieri sono riusciti ad arrivare qui, ma nessuno è riuscito a battermi. Se riuscirei a battermi, ti guiderò nella mia stanza segreta, dove sono presenti molte delle mie ricchezze. Wow, che mica il migliore. Allora, il fatto che è onorevole mi piace. Sì, e la skin... Oh cavolo. Ho una tattica però per vincere. Che non è fare schifo. E vabbè, già cominciamo. Però è forte, eh. Questo poi lo ammetto. Comunque, lo sto scalfendo addirittura, eh. Ho 2 ore di pestoni, però ce l'abbiamo fatta. La prossima... GBC Char, dai. Chi metto? Io direi, lasciamo così. Livello 51, un Charizard, davvero non male, però io ho un'arma segreta, chiamata, oh cazzo, che funziona, non funziona, benissimo, male, forse sì, perché va, bastardo, adesso che ha finito il lanciafiamme non fa più il cazzone, dai, vabbè, ma se fallisci, allora è che è colpa tua, visto? Bastava un colpo, comunque, ce l'abbiamo fatta. Non sperato Conte, battuto da un mortale. Però io ce l'ho fatta. Sei la prima persona che è riuscita a battermi, ma non serbo affatto rancore nei tuoi confronti, no caro? Era da anni che non combattevo e non ricevevo ospiti, permettimi di guidarti nella mia stanza segreta. Andiamo. Ah, questa qui è la sua stanza segreta. Un secondo. E qui c'era un... l'ho notato da subito. E c'era un Eevee. Comunque, qui c'è... vediamo cosa da dirci. Prendi ciò che desideri. Ah, io posso già andarmene. E vabbè, non mi serve più. Ho preso quel che mi serviva e qui c'è un teletrasporto in bella vista. Che torniamo esattamente qui. Dov'è il pensatoio? Questo mi piace. Sembrava essere un'utopia che concludessi la tua missione. Invece eccoti qui con gli Eevee richiesti. Non perdiamo tempo, adesso abbiamo adesso tutto. Quindi porgimi i Pokémon così da unirli. Bene, ci metterò un po' a unire Eevee e far vivere l'essere. Vediamo un po' cosa viene fuori. Bene, non riesco a credere che i miei anni di studio hanno avuto i loro frutti. Eevee ora è vivo e ha una potenza smisurata. Non ti resta che andare da Ness per distruggerlo. Gli scienziati hanno sfruttato la fisica quantistica per creare un teletrasporto che ti porterà direttamente al tempio. Bello, interessante. Una volta arrivato, sai bene cosa fare. Noi ti raggiungeremo più tardi e dobbiamo sistemare delle cose. Ah, in caso Eevee fosse depositato nel PC, prendilo prima di uscire, perché è colui che ti farà vincere. Cavolo, siamo finalmente riusciti a fare tutto questo casino, quindi ricordatevi che il prossimo episodio sarà decisamente il finale e aspettatelo con impazienza. Scrivetemi nei commenti e rompetemi le scatole in modo che mi ricordi e i prossimi episodi.